ce la sta facendo, non ci credo! Sta riuscendo! Oh, oh, piano! Che non si riescono a spiegare. Guardate questo youtuber, per esempio, riesce a camminare sull'acqua. Io ci voglio provare assolutamente. Il primo a provarci sarò io, ragazzi, e vi dimostrerò che camminare sull'acqua ad alta velocità è fattibile. Arriverò dall'altra parte. Ok, vediamo allora. 3, 2, 1, corro! Raga, ma quanto è scarso! Ma poi io dico, ci provo una persona che pesa 100 kg, è ovvio che affonda! Adesso guardate me, ragazzi, perché io ci riuscirò con la maglietta, perché io sono il king! Guardate, fare così... Porca No! Questo credo che è imbecille. Questo è imbecille. Giada, fate fare a me. Vai, dimostra che si può correre sull'acqua ad alta velocità. Vai, 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 vai. Vabbè, raga. Niente, primo mito sfatato. Non è possibile, raga. Non so come abbia fatto, ok? Signori e signori, Alex ci scrive: Crazy, è possibile riuscire a usare la bici sott'acqua? Oh mio Dio. Secondo me sì. E allora portatemi la bici. Ecco qua la bici, è pronta per essere buttata in piscina. Wow. E signori e signori, quello che tra di noi proverà questo mito sarà Tu. Io. Tu, ovvio, perché io... Vai! Oh, ok! Vai, muoviti! Oh, ma che c***o sempre a me tocca provare queste cose, va bene! Ma scusa, tu ci lasci le sfide, quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare sempre noi! Andiamo! Avevo gli occhiali! Vai, Crazy, sei pronto? Sono pronto, vado! Vai, vediamo! Ok, 3, 2, 1, vediamo! Ragazzi, sta prendendo la bicicletta, vediamo. È salita sopra il sellino. Adesso vediamo se riesce a camminare. Sta camminando, sta riuscendo. Oh mio Dio, raga. No, vabbè, è troppo figo. Questa volta lo voglio provare pure io. Raga, è veramente difficile, ma ci voglio riprovare. Sta riprendendo la bicicletta. Vai, Crazy, vai, ce la sta facendo. Ce l'ha fatta, bravo. Complimenti. È stata una cosa molto complicata, perché se la bici non tocca il suolo, Giada, immaginavo, infatti l'ho detto ai ragazzi che sicuramente è difficilissimo. Pedalavo a vuoto, raga, ma a volte toccavo il suolo e quindi riuscivo. E meno male che lei doveva riuscire a farcela. Dai, Giada, ce la faccio. Ma va a cagare. Raga, è difficile. Ce la sta facendo. Ciao Crazy, sono un tuo fan. Ho un dubbio, si può attraversare la piscina della Mad Villa con un ponte di scotch? Se ce la fai, 100.000 like. Ma come c***o facciamo? No, signori, oggi si fa un ponte di scotch! Vai! Pensarci troppo, mi sono fermato al primo negozio e ho comprato più di 50 euro di scotch. Questo è tutto lo scotch che ho comprato, raga. E voi credete che sia uno scotch normale? Ma è uno scotch telaiato, come vedete qua. E uno di questo costa 4 euro. Ma chi l'ha speso questi soldi? Ma chi l'ha speso? Li ho spesi io. Allora facciamo un applauso. Grazie. Senza perdere altro tempo, ragazzi, possiamo iniziare a costruire il ponte di scotch. Quindi andiamo. Ok, Joe, tieni qua che vado fino a là. Raga, prima scocciata. Vediamo cosa succede. Ma soprattutto vediamo se attacca sto scotch telaiato. Sì, vabbè, ma già è finito lo scotch. Raga, già se ne è consumato uno, vabbè. Me lo stai mettendo? Ok, raga. E il primo, signori e signori, è messo. Procediamo così e vediamo che succede. Allora, il ponte sta prendendo forma. Come procedono i lavori, ragazzi? Bene, anzi, benissimo. Ok. Credo che siamo quasi a metà scotch. Adesso completiamo e finiamo il mega ponte. Speriamo però che l'esperimento riesca, perché è veramente duro che sto coso riesca a reggere 80 kg di peso. Signori e signori, dopo ben un'ora di lavoro, il mega ponte è finito! Ce l'abbiamo fatta e abbiamo messo anche due massi, come potete ben vedere, per reggere il ponte. Il primo a provare il ponte sarà Giada. Arrivo. Oh, eccola qua.
la cagnolina di Giada, perché non pesa. E quindi giustamente adesso se aspetta, non ti aspetta, piace, aspetta, no, la prendo io, dai. E andiamo a fare questo esperimento. Tu stai bene, mia? Sei carica per il bagno in piscina? No, non è carica la mia polpettina, dai. È molto carica da quello che è. Sì, è molto carica. È arrivata Giada in soccorso per vedere se reggerà il cane. Attenzione, oh, attenzione, Dio! Oh, e lo regge, signore e signori. Sì. Signori, il cagnolino. Aspetta, aspetta, secondo me regge anche a me. Sì. Vabbè, allora raga, evitiamo le cazzate di sto video, gentilmente. Papà, a te non ti reggerà mai. Quindi è il momento di farla provare a Joe. Oh, vai, vai, sono carichissimo. Ok, Joe, quanto pesi? 40 kg. Fino al milione di iscritti in questo contenitore trasparente inserirò 10 centesimi per ognuno di voi che si iscriverà al canale. Una volta che arriverò al milione di iscritti lo donerò in beneficenza, quindi mi raccomando. Ieri si sono iscritte ben 500 persone, quindi 50 euro in beneficenza. Ragazzi, mi raccomando, tasto rosso iscriviti, iscrivetevi e insieme possiamo donare. Cioè, per voi è gratis, io invece è sborso. Signori e signori, Joe ce la farà oppure no? Secondo me no. Secondo me ce la farà. Secondo me ce la farà. Ok, Joe, al mio 3. 1, 2, 3. Vai piano piano, piano piano. Vai, Joe, ce l'ha, vai. Ce l'ha. No, no, no. Ma puttana, quasi a metà. Però lo ha retto. Bravo, bravo. Se non fosse stato che Joe è un cretino, sarebbe arrivato all'altra sponda. Ci avrei provato io, ci sarei riuscito. Intanto, semplice. Se ci avessi provato, vai a lezioni di italiano e poi provi a fare il ponte. Grazie. Signori, guardate e imparate. Il King è qua e supererà questo ponte. Io ho paura. Ok, ho paura. Ok, 3, 2, 1. Oh, oh, oh. Io sparo da supporto. Oh, no, 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 no. No, Giada, meglio se vai tu. Vai tu, vai, vai, vai. No, 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 no. Aspetta, no, io ci vado dall'altra parte. Sono molto più intelligente di voi. Vai, Giada, noi crediamo in te. Vai, vai. No, 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 non mi spingere. Spostati. Oh, 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 che flop! Che flop! Cioè, raga, un flop assurdo. Guardate il King qua. Ora ce la posso fare, ok? Ce la posso fare? Ce la posso fare? Il King delle carote! No, aspetta, raga. Se io facessi tipo in velocità supersonica, dovrei fare. Ok, vado, prendo la ricorsa e. Ah! Oh, la manulla! Sono tutti dei scarsi. Sono tutti scarsi. È incredibile la cosa. Ma vuoi provarci te? Vabbè, dai, ci provo io e ci riuscirò! Vai, vai, ci riuscirò! Facci vedere, facci vedere! Però, però, però! Dai, vai! Oh, uno! Levati, due! Levati. Oh, cazzo! Ha spezzato tutto, è un cretino, Signori e signori, passare da una parte all'altra con un ponte di scotch si può fare? Non si può fare, almeno che non avete il peso di Joe o di un cane. Quindi Joe ce l'avrebbe fatta se non fosse stato un mezzo cretino. Quindi dichiariamo questo mito confermato. È possibile passare da una parte all'altra. Dovete avere solo un po' di fortuna e bravura. Ce la posso fare! Porca puttana!